stato nominato forziniere di questa prima trasmissione di Canzonissima con il piacevolissimo incarico di annunciare i nomi dei vincitori dei premi messi in palio. Voglio proprio vedere adesso. E che ne lo so io? Quando che sortono fuori i premi con i soldi, ti pare che vinchi io? Io sembro la figurino vinco. Eh no? Vediamo un po', fosse che fosse la volta buona questa. Ha vinto 1.000.000, la signora Anna Abate, via Vittorio Emanuele III, 34, Orta d'Atella, Caserta. Ha vinto inoltre lire 500.000, il signor Felice Ciriaco e altri, viale Ofanto, isolato S5, Foggia. Rallegramenti. Niente, niente. E anche stavolta, come diceva Ercole nelle sue famose fatiche, non abbiamo alzato paglia. Che vuoi fa? Purtroppo il fatto vero si è che la televisione ce l'ha col sottoscritto qua presente. Certo, perché sono di Ceccana. Volevo dire se ero di Roma o di Milano io. Questo è come quando ho fatto domanda alla televisione per fare l'attore. Ti credi che mi hanno chiamato mai a me? Mai. Gasma sì che è genovese. Io sono di Ceccana, mai. E va bene, abbozziamo. Io dico va bene, non mi adoperate sempre. Aspettate l'occasione buona di una parte che mi sta a pennello. Ma adesso mi pare che l'occasione buona ve la siete fatta scappare. Scusate, guardatemi bene in faccia, guarda un po'. Modestamente, la faccia ce l'ho o non ce l'ho da idiota io? Ebbene, questa faccia da idiota che mi ritrovo, l'idiota lo fanno fare Albertazzi. Chi poi l'ho guardato bene, poi tutta questa faccia da idiota non ce l'avevo niente, ecco. Anzi, è bel ragazzino, è biondo, è così. Poi sai che ti devo dire, con me la televisione risparmiava, perché io con due trasmissioni d'un'oretta l'una me la cavavo, anche perché lo scherzo è bello quando dura poco. Dico, non so se è vero questo. E tu che fai? Fai risposta al ministero? E quando bene bene tu hai scritto al ministro, sai che ti dice il ministro? Che c'è? Che succede? No, vedo uno che mi sta a fare così là, che è successo? Un altro con una mano in bocca, così, che succede? Niente, io dico quello che devo dire, scusate, qua il direttore televisionario supremo l'ha presa a dispetto con me. Questa è la verità. Ma cominci a scrivere un telegramma del seguente tenore. Gradirei avere incarico televisivo, retribuzione 800.000 mensili. E quello mi risponde con un altro telegramma, dice io pure. Ma come? Ma dico, ma allora tu mi vuoi prendere, come si dice volgarmente, scusate, per la toppa del fondello? Scusate tanto. Che è successo? No, vedo uno che ha barcollato là, gli stanno a fare vente, che è successo? Che c'è? Niente. Eppure mi sono abbassato, mi sono umiliato, non è che non ho fatto quello che dovevo fare. Come quando mi sono presentato all'ascio raddoppia. Ho detto, beh, eccomo qua. Dice, per che cosa si presenta? Beh, dico, per i soldi, no? No, dice, in che materia si presenta? Ah, dico, beh, mi presento per il filosofo Emanuele Kant. Lui dice, e che sa di Emanuele Kant? Beh, dico, sono il nome, il cognome e che era un filosofo. Allora lui, buffardo, con un sorriso ironico da pigliangino, mi fa, e lei si vuole presentare all'ascio raddoppia? Oh, dico, Mike, buongiorno, non sa manco questo, ci sta da 3 anni, scusate. No, dico, poi dico, vedi, no, è così, scusate. No, quando uno deve protestare, protesta. Ma volete sapere come è andata a finire? Mi hanno cacciato come che un cane. E certo, buongiorno di New York, io sono di Ceccana, e già, si capisce. Poi con le lotterie sono smaccati i soprusi che mi hanno fatto, ora mettiamo, questo è il secondo anno di Canzonissima, va bene? Io non solo non ho vinto i 100.000.000, ma non ho vinto nemmeno 100.000 lire. Dice, vabbè, ma non hai comprato il biglietto? Ma che gli fa, dico io? Che gli fa? Che significa? Se in Italia, dico, i milioni li facessero soltanto quelli che giocano alle lotterie, che è successo?